Quando lo buon'anima di Lusuppa camminava per terra e Cristo non gli hanno ancora miso in croce? Luppino Picchio cominciava sempre così una sua personale interpretazione e tramandazione di tragedie o leggende. E così iniziò pure la storia di Luciacu culli sette capure di fuoco. Mai letta una cosa, ma si atteneva scrupolosamente a tutti i passaggi che si giungiano di un fucalire all'auro o di una bracera a un curtiglio un filano tabacco. Ad ogni passaggio un nuovo dettaglio, e quindi era facile che nu culacchio o nu proverbio di pochi minuti diventasse una tragedia o una farsa di ore e ore. La raccontazione avveniva quasi sempre sotto l'utarloci di la chiazza. Sittati agli seggi e agli ancuteggi che l'Angelino Nasone mintia a disposizione, oppure, quando lo pubblico era superchio, sopra li saccure di cinca innia miluni e sarginischi di cui la piazza era piena. L'Angelino, soprannominato Lunasone, si era convinto che lo suo soprannome era dovuto ad una sua stretta somiglianza a Ovidio e non al fatto che tenia un naso quanto una minunceggia rumasta scusa sotto alla chianta e quindi mai cota. Però tenia la santa pacienza cu supporta li presenti e cu ascolta attentamente mentre giustanna la capezza o cusia un guarniamento. Luciacu cu sette capure di fuoco. All'Andalusia lontana c'era un paese più o meno come all'Unuescio. Cominzò lo picchio. Sto paese tenia un castiello come l'Unuescio, con un fossato tutto chino di acqua con tanti pisci tutti colorati. Era però un paese molto triste. Paese bellissimo, ma molto, molto triste. Ti lusinni con la sua consigliori e spicciano allo discepolo della Ferraria, lo paese della tristezza. Era come se ogni giorno c'erano morto. Paria che lo fossato di Castiello era chino di lacrime e capi questi li pisci crescevano belli e colorati. Fuedi non innardia insorduto quando entra alla potea del paese si presentò un bello giovanotto con un cane lupo per compagnia. Si calava un pozzo e cacciava un organetto. Ni mese lo cappiello a mocca lo cane e mentre iddu suonanna musica allegra lo cane si avvicinò di 4-5 presenti con lo bicchiere a mano. Solo uno lasciò una moneta nel cappello ed invitò il ragazzo a lasciare il paese prima che fosse troppo tardi. Il ragazzo chiese spiegazioni e lui che mi disse che gli è accappato al paese più triste di lo mondo. Il giovane chiese perché ed il vecchio gli raccontò. Intra lo fossato di Luca Stiello c'è un giaco con sette capure che sputano fuoco e una fiata alla settimana essa si mangia un piccino o una piccina. Non sappiamo proprio come amo fare e qui domenica esse e può darsi che ne proprio a casa mia. Pore figlia mia. Ma è semplice, no? Ci ditilo. Una parola. Ci vorrebbe un grande guerriero con una spada e tanto, tanto coraggio. Ad un momento lo giovanotto si mise l'armonica in pocio, prese la posa di sfida, scancando l'anche e di retro la spada cacciò una spada più lunga di iddu, azzaricciata e lucente come lo sole. Luseppo Scaculi si azzò, disse: alta alle suonatori. Sciu di coste alla massa di miluni, pigliò una dammigiana di miero e tornò. Mo gherriato lo momento di la salute, caluppino la spiccia cra e sera, stu conto a cussi bello. La sera dopo, lo montone di limiluni gli ha dintato una moreggia e lo saparà sta scarica li sarginischi.
a Cicchiui si è portata la siggiteggia di casa e qualcheduno gli annutta pure la mughere o la figlia. Tiro picchio, manco l'ombra. Tiro largo, si tia una sagoma cassimiglia, ma non era egio, era lo pinu capo di Posparo, con lo suo fazzoletto rosso allo taschino e con lo cappieggio alla scherma. Si sittavo pure egio. Finalmente, tireto allo cinema comunale, spunta lo picchio. L'andatura tutta studiata e un'eleganza da sposalizio. Dovete sapere che lo picchio si sentiva un gran regista da quando aveva organizzato e diretto La Passione di Cristo, con Lucio Buarra nel ruolo di Giuda, una interpretazione la sua da Oscar e che è rimasta nella storia. Quando lo seppu e de Luppino, preparò un bicchiere di miero e glielo offrì, musciando li dammigiane di scorta. Luppino rifiutò lo bicchiere con fare di sufficienza, di superiorità, e si comitò a una seggia libera per lui. Si gliau lo cappieggio, si spuntau la cravatta e lo buttone di la camisa ed entrò nel ruolo. Ora ette dunque, a dove eravamo rimasti? Fece il riassunto della puntata di la sera prima e cominciò la nuova. Lo giovanotto ripose la spada e si sittava a tavolino e rivolto agli paesani: fatemi a sapere la storia di questo malefico giaco. Lo pobre cristiano, preoccupato per la figlia, prese la parola tra lacrime e singhiozzi. Ossia, devi sapere che qualche anno arredo, mentre restaurano la piazza di Lucastiello, tincia una muraglia e si una specie di lucertola rimbrosa, tutta pittata, con una capo muto rossa pinna fracitana. L'operaio, preoccupato per la grossezza e per la stranezza, ne sta diano corpo di mannare a malusigni col firmao. Fermate, c'è sta facile. Quella porterà fortuna a noi e a tutto il paese. Tanta gente verrà a vederla e pagherà. Le casse del comune saranno sempre piene. Dobbiamo prenderla, accudirla e trattarla bene. La portare alla comune, la misera incia una campana di vetro allo posto di la Dea Venere e ne tesera a mangiare mosche, zinzali e mugica di minuncedde. Allo giro di una settimana la lucertola addentò quanto a un coniglio, con la capo sempre più rossa e la pelle come lo coccodrillo. Lo spostara incia allo giardino e lo attaccara sotto a una rirutifica napolitana. Oramai sto animale crescia giorno per giorno, non tenia più una capo, ma sette, e lo corpo si era fatto quanto la ciumenta cammare di Lupizzizzani. Lo messo di la comune ulia cullacita, ma lo sindaco, con tutta la giunta, deliberarono di no, per paura di eventuali sventure. Oramai tutto lo paese lo chiama Giacu e una bella mattina lo Giacu sparivo e non si è de qui, scomparso. La domenica di l'albi si comparivo, il siu di sotto allo fossato di Castiello e trasivo a casa di un messo comunale. Si pigliavo la figlia e con un cone se la mangiavo. Tutto lo paese a processione, con zappe, zappuni e forcate, salivo sopra alla comune, ma c'è di fu capace con ciò una soluzione. Di allora sto maledetto Giacu tutte le domeniche sia e si futtia a Novagnone o Navagnone. Ma penso che a domenica tocca a me. Vagnoni hanno rimasti talmente picchi e quindi. L'orologio di la chiazza scatta ricciaoli noe e mezza, ma Ceggi si cutulati la siggiteggia. Lo seppo fece un giro di miero per tutti i presenti e l'unasone pese una sella spicciata per Don Ferdinando Cacafae. Lo picchio salìo sopra alla casciteggia dell'Angelino, per lui un palcoscenico, e continuò la storia con più enfasi e mi mandò gesti coordinati a quello che raccontava.
Lo cristiano più triste si presentava allo giovanotto. Io mi chiamo Anelluccio e signoria, come ti chiami? Io mi chiamo Salvatore, ma tutti mi chiamano Totò. Ho fatto la guerra all'Egitto e pure alla Mesopotamia. E di dragoni ne ho uccisi senza misura. Mo ammazzerò anche questo. Litece è quarto su un orologio. Quando tireto alla strada di Luso in Puerto, arriau la frangeschina in fila brufici, con l'umaccatore un euro e con l'umantile nuccicato a doi sopra la cintura. Scusati, signori, ma questo vi sembra orario costati fuori di casa? Ma casa, niti niti! Marito sa, sentendo la voce, scattavo come una molla e nessio annanti. Lo picchio scese della casciteggia e si iniziò in alla putea. Lo seppo azzau lo bicchieri chino e con lo sguardo rivolto alle stelle col suo viso come il colore del vino sentenziò: signore e signori, a domani sera. A tutti gli angoli si parlà solamente di Luciaco a sette capore. In cialo salone di l'ottove giugno, o barbieri di la Democrazia Cristiana, si era aperto un nuovo dibattito. Si era fatta mezz'ora passata e l'ottavo chiuse lo salone e si avvicinò all'Angelino Nasone. Secondo me, disse l'ottavo, trattasi di una metafora tutta inventata di Luppicchio, comunista, amico di Luppi Calasso, e si riferisce alla situazione politica di lo paese nuescio. L'ottavo era un intellettuale. L'unasone, cutulando la capo, drizzò lo buco di la chiai e chiuse la putea. Oramai a tutte le case non si parla di auro. A tutti gli angoli. Alle fontane la fila non pisà. Tutte inchiano li comitati puntanno tiruto to e di Luciaco assassino. Ti lacuneggia alla pecia cadente, sopra lì fatie e incia li fondi. Alle cinque di la espira, li miluni s'erano spicciati e ti li sarginischi iano rumasti solamente quigi di ierno. Una sone si sta nervosia per la troppa gente e l'ottavo, sopra la porta, ritia e caccia tutte li segge per li pariani sua. Paria come quando la banda diretta di lo maestro Tanese suona la rivista napolitana. Di Luppicchio, nessuna notizia. Con le spagge all'utarlo c'era la seggia e la casciteggia per lo regista e li tanti astanti si stalleticano che conquistano la meglio posizione. Tutta la gente presente era impaziente. L'attesa era troppa. Allo spuntare di Luppicchio della strada dei carabinieri, tutti si azzara e battera le mano, come a nu comizio di un mile di pompa. Con la sua andatura lenta e continuta, Luppicchio paria come se sta camminà sopra lo tappeto rosso di Venezia. Riau. La gente si aprì a corridoro. E giù, come artista consumato, si imbrazzò con lo seppo, salutò l'unasone, si pigliò un bicchiere di miero miscato con la cazzosa e si avviò al suo palcoscenico. L'Anelluccio, sconfortato, invitò lo Totò, grande guerriero, a casa sua e si nicera idi e lo cane lupo. Mangiare a caso punto e frisedde e si curcare a mienzi imbriachi. L'Anelluccio bisognava che si supporta pure lo cane lupo, che pretese che si corca con lo padrono sua come solito. Quello sabato un mattina, lo Totò pigliò lo cane e si sittò di fronte allo fuesto di lo castiello con le razze concerte fissando un punto inesistente. Rumase sittato fino a sera quando l'Anelluccio lo pigliò e lo portava a casa sua. Lo scendo la domenica, lo Totò salì sopra l'agliama e scrutò lo castiello aspettando
l'uscita di sto dragone maledetto. A mezzadì appunto e dell'acqua che si agita hanno moto di paura, pariano terremoto. Si lagau tutta la piazza con gli iunni che arrivano alle finestre. Scese e si piazzava innanzi la porta di un anelluccio per proteggerne la prole. Gambe divaricate, petto in fuori, faceva roteare la sua spada sopra la sua testa a mo' di fionda. Era pronto per la grande battaglia. Cose di Nauru Munno. Lo trago issiu con tutta la sua imponenza. Passo lento con tutte le sette capure che sputanno fuoco a ogni suo passo. Si avvicinava a Lutotò. Lo cane incignava a bagliare come un satanato. Ma lo fuoco di la capo più importante lo fece desistere. Lo trago guardavo con tutti i 14 vecchi. Lutotò e cangiavo subito strada. Lo picchio si agita sopra la casciteggia, tutto sudato, sciacco e con le vene di lugueggio cannissiano di fore. La sua mimica era coinvolgente e ogni tanto faceva l'inchino all'applausi di la gente. Continuavo. Lo trago gli ha intata la casa di Lusinnico e la pigliavo a mira. Lusinnico era madre di due belli giovanotti, un mascolo e una femmina. Lo trago scasciò la porta e ne mise fuoco con un ialo. Trasio scasciando cinfuniera e credenza. Trauli Vagnoni si l'imbrazzò con lo quello di Lito Capure e issiu fuori. Addolo sta spittalo Totò con lo lupo e la sua spada scintillante sotto allo sole cocente. Con un sarto Lutotò fece girare la spada e con un corpo secco ne tagliò due capure. Lo trago fece cadere li due magnoni che se ne scappara e muovendo i tronconi senza testa si riavvicinò e li capure mozzate e se li incurdà un torno. Sputando fuoco come all'inferno, lo trago si ne tornò intra lo fossato. Lo sinni quissiu di casa piangendo, imbrazzando Lutotò e non lo sta all'assacchiui. Lutotò sciu con saluta di magnoni scansati di lo pericolo e rimase forminato di la bellità di la figlia. Gli chiese il nome, Maria, o tau faccia e sinisciu. La missione non era ancora compiuta. Tutta la gente sciu di casa per omaggiare l'eroe che gli ha salvati li piccini e a cicchiui dia consigli. Tocca con tagli la capo principale o tocca con li tagli tutte sette di paro. Lutotò fece un rumore con lo dici turuesso e qui di mienzo con chiama lo cane e si piazzò di fronte allo fossato. L'acqua si traugliava tutto come per annunciare una tempestata e lo dragone issiu maestoso e minaccioso. A tu per tu con Lutotò. Con un corpo secco Lutotò ne tagliò la capo centrale e do aure di coste, ma lo trago spodanno fuoco che Lutotò scansà, si l'incurdò di nuovo. Ormai la stanchezza sta fottia il grande guerriero. Iddo tagliò le capure e lo dragone si l'incurdà sempre. Sfinito, scansando sempre le lingue di fuoco con acrobazia, guardò il suo cane come per chiedere aiuto. Lucane impizzava le orecchie e cutolava capo e coda. E ha capito. Allora l'eroe con un corpo di precisione ne troncava la capo principale. Lucane con un sarto di circo equestre infirrava la capo e se ne scappava. Lo trago paria tutto bambuliciato, tentava con ferra lo Totò, ma non ne la fece. Lucane tornò dopo che gli ha scusa la capo e Lutotò ne città un'aura. Lucane l'anfirrava e ne la portava. Quando lo trago gli è rimasto con una sola capo, oramai alle pezze, la gente cominciava a bissire di le case con volti allegri e soddisfatti. Tornò Lucane e infirrava l'ultima capo e lo dragone scoppava in terra a corpo morto. Era finito.
muerto e ucciso. La gente portava in trionfo l'eroe, ma io pensavo solo alla Maria sua. Lupicchio, a sto punto, si liau la giacca e si infurdicau le maniche alla ricerca di un'ultima frase a effetto. Cignau a sciarpiciare, ma niente. Non voleva rovinare l'intera sua performance proprio alla fine. Si rattau la capo e concluse. L'amore fu colto subito da tutti e c'era in corteo a casa di Lusinnico. Pigliara l'amata Maria e la consegnara alle braccia di Lutotò. Lusinnico con le mani si stuccia le lacrime della contentezza, mentre la folla accompagnava la coppia alla comune. Salvatore e Maria furono incoronati e da allora non ci fu mai più né sindaci e né sindachessa. E vissero felici e contenti, paro con tutti i parenti, e i paesani tutti contenti, si nicera senza che dicino niente. Lupicchio fece l'inchino di maniera e scese di la casciteggia. La gente tutta tisa non spicciò di battire di mano, puro l'anfila brufici, commossa sciolò un brazza. Puro Lupicchio stacchiangia quando lo seppo anche lui, fortemente commosso, a zauli saccure ad ostiano scuse li dammigiane di miero e ritau. Miero pi tutti! La Cardigliano, culona di Ludon Ferdinando Cacafae, saliu sopra alla casciteggia e agitando un fazzoletto russo intonau la canzone Cummare la giocciuata la iaggina. Lu piedi piedi cacciò lo tamburieggio e via con la pizzica pizzica. Lugino dello Santo con la fisarmonica e lu Pippi Becucci con la chitarra paria proprio la festa di San Paolo di Canalina. La festa durau fino a notte e li masculi spicciar tutti allo marcillino, pezzetti e miero. Da allora Luppino Picchio non fece più i rappresentazioni. Volle chiudere al massimo di lo successo. Manco l'Orlando Furioso, altro suo grande successo all'utiagio comunale. Ancora oggi viene ricordato. E la gente, quando passa di sotto all'Utarloci, si ricorda di Lupicchio. E fuci fuci, sente ancora li uci.